Per recuperare la vostra memoria, non chiedetevi chi sono, dovete chiedervi dove sono. Se sapete dove siete, iniziate ad essere ciò che siete. La strada per arrivare a sapere dove siete è sapere dove non siete. Di negazione in negazione è arrivata la grande affermazione. Mi sembra evidente che non siete da nessuna parte, né nei vostri corpi, né nei vostri intelletti. Siete solo in me, io sono voi, ma voi semplicemente non siete. Ciao a tutti, sono Maurizio e benvenuti al mio primo vlog. Detta così sembra anche una roba abbastanza figa. In realtà stavo pensando che le cose debbano essere fatte, vissute nel momento più opportuno. Scrissi tempo fa su Twitter che non bisogna svegliare il futuro perché oggettivamente si potrebbe ottenere un presente assonnato. Ed è per questo motivo che arrivo soltanto adesso a fare un vlog. Nel momento in cui lo sento mio, cioè lo sento di poter dire qualcosa a qualcuno. Non so quanti di voi abbiano mai ascoltato i miei testi, non so quanti di voi abbiano mai visto il mio video e non so nemmeno cosa sia arrivato, però è il bello dell'arte, suppongo, dove ognuno può prendere una sfaccettatura diversa di quello che vede e farlo proprio, anche in minima parte. Fare un vlog, ora come ora, per me è un salto nel vuoto. Non sono abituato a stare davanti a una telecamera, non sono abituato a parlare da solo. No, in realtà sono abituato a parlare da solo, però non sono abituato ad autoriprendermi mentre parlo da solo. Mi sto facendo una violenza fisica, psicologica, a parlare davanti a una telecamera. In realtà la mia idea era quella di farmi vedere per la prima volta e far vedere chi c'è dietro Justice Poetry, chi è che scrive, chi è che gira, e in un qualche modo mettermi a nudo davanti a voi e farmi conoscere al meglio. In questi giorni mi sono interrogato particolarmente su il significato della parola creatività. E quindi la creatività è... la cacca è anima. Resistenza. Costruire. Terapia. I dinosauri. Caffeina. Immaginazione. Evoluzione. Emozione. È fare sesso con una donna in una posizione che non esiste nel cavassuto. È il solo modo che abbiamo per esprimere le tante forme della nostra personalità che si agitano in noi. Un rifugio. Estrarre dal nostro corpo e in qualche modo regalarle alle persone. Puro istinto. La creatività è il bisogno di esternare la propria follia, il proprio disagio esistenziale in opere di senso compiuto. Buongiorno. Cazzo detto? La creatività è condivisione. Grazie. Prego, prego, figurati. E salvezza. No, ma è, a mio parere, istintiva. La creatività è... creatività è seguire gli schiaffi al sexy shop, è la creatività. È accettare le querele di tubo crudele, è la creatività. È comprare biglietti per sentire il buonetti, è la creatività. 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 È una gessatina con la sindina, è la creatività. È farsi un sorriso con Fabio Intiso, è la creatività. È il dolce far niente di Maurizio Valente, è la creatività, creatività. Perché ho fatto tutto ciò? Perché ho chiesto in giro parole? Ho fatto questo perché mi sono reso conto di aver bisogno di emozioni. Ho bisogno di parole che riempano lo spazio, ho bisogno di scrivere. Però per fare ciò e perdermi nel mondo ho bisogno di conoscerlo. In un qualche modo avrei bisogno di vivere mille vite, di indossare più abiti di quelli che ho nell'armadio. E di conseguenza, per poter creare qualcosa che non sia soltanto mio, ma che sia un po' di tutti, avevo bisogno di vari punti di vista. E proprio in questo momento entrate anche in gioco voi, in realtà, perché vi chiedo di lasciarmi un commento o una video risposta dove mi spiegate brevemente cos'è per voi la creatività. E visto che ci siete, mi date un nome tra gli youtuber che avete visto precedentemente e il più votato diventerà il protagonista della prossima videopoesia. Facile, no?